questo ragazzo, quando è arrivato, io da quello che avevo letto, aveva dichiarato di essere minorenne, poi non erano stati fatti i controlli, perché è un problema che ci portiamo da tanto tempo, questo di non controllare le persone che arrivano e dichiarano di essere minorenni e poi realmente non lo sono. Io quando avevo chiesto anche le motivazioni mi era stato risposto, perché poi si perde il rapporto fiduciario instaurato con il ragazzo. Io che sono più maliziosa penso perché comunque viene pagata la cooperativa di turno 94 euro invece che 35 se è minorenne. Noi abbiamo un grande problema, l'immigrazione non possiamo dire che non può essere fermata e che noi dobbiamo accogliere chiunque. Non possiamo farlo e due sono i motivi. Uno è il motivo, quello legato all'integralismo, a un tipo di immigrazione islamica che anche quando non è integralista non è così facilmente assimilabile per un fatto proprio di concetti di vita. Cioè pensiamo che le persone che vengono qua, come dicevo prima, molti non riconoscono la carta dei diritti dell'uomo, cioè basano quelli che per noi sono i diritti fondamentali dell'uguaglianza fra un uomo e donna sul testo che è la Sharia, che è il Corano è uno dei testi della Sharia, per cui questo è un grande problema.